Oggi è il 3 di luglio e vabbè, sto raccogliendo i mirtilli e stamattina ho fatto un po' un giro per legare i pomodori, indirizzare un po' le zucche e raccogliere un po' di insalate. Tra l'altro ieri ha fatto un mega temporale, quindi bene perché ha bagnato. Devo dire che sta andando abbastanza bene finora, nel senso che almeno una volta a settimana piove, quindi per il momento non ho usato molto le canne dell'acqua. E però appunto visto che ho fatto temporale molto forte ho legato i pomodori perché altrimenti rischiavano che si rompevano. E adesso niente, stavo raccogliendo i mirtilli e le more qua dietro. Volevo notarmi per gli anni prossimi come il fatto di mettere la rete antigrandine solo sopra, non tutto attorno come facevo gli anni scorsi. Mi sembra che vada bene lo stesso. Gli uccelli non mi sembra che entrino in modo particolare a mangiarsi i mirtilli ed è molto più semplice venire qua a raccoglierli senza spostare ogni volta la rete. E l'altra cosa, le more, i rovi che ho fatto crescere qua dietro, sono tutti rovi selvatici, mi sembra che da questo lato prendano bene il sole e stanno crescendo quindi le more. E quindi bene, vediamo se riescono a maturare tutto o meno. Oggi è il 4 luglio. E mi sembra che le fave stiano andando verso la morte. Ce ne sono su ancora un po' da raccogliere. Sono anche belle giganti. Alcune sono state smangiate dalle cavallette. E sto cercando di ucciderle quando le trovo in giro perché stanno facendo davvero troppi danni rispetto al solito. E comunque appunto le vedo male. Però in realtà alcune nuove vedevo che stavano venendo su. Però poi sono marcite, quindi credo che sia anche colpa sia della troppa acqua che del fatto che aveva preso questa strana malattia sulle foglie. Quindi potrebbe essere che se gli anni prossimi le gestisco meglio, continuino a crescere anche a luglio. Per il momento in questa zona dell'orto mi sembra che siano cresciuti bene i fagiolini, le fave. E anche i ravanelli alla fine, anche se comunque hanno fatto solo foglie. Le patate lo scopriremo. E cos'altro c'è qua dentro? I fagioli, il nasturzio. Quindi anche per gli anni prossimi potrei forse dedicare tutta questa tutto questo raised bed, questa serie di raised bed ai legumi, perché mi sembra che siano quelli che crescono meglio qua. Questo inizio di luglio 2020 sto facendo dei buoni raccolti. Questo qua è il secondo raccolto di fagiolini e le ultime fave. Stamattina sto continuando a togliere i rami e le foglie malate dai meli. Mi auguro che serva qualcosa, però vediamo. Comunque meglio che non fare nulla. Sono ancora appunto un sacco di foglie gialle con quelli funghi che l'hanno colpito. E già che ci sono, sono qua nel melo di fianco ai topinambur. Sto facendo un po' di spazio in modo che entri più luce verso il melo. E qua si nota quanto siano fitti tutti questi topinambur. Alcuni si sono anche piegati per il vento. Dovrei ricordarmi ogni anno, quando cominciano a crescere, di fare già tipo attorno dei pali e dei fili per tenerli su meglio. Però vabbè, tanto appunto, sono comunque invasivi, quindi io immagino che anche se alcuni si rompono non è troppo un problema. Oggi è 6 di luglio e si cominciano a raccogliere abbastanza more anche, oltre mirtilli e lamponi, sia nel cespuglio questo, che era quello che avevo fatto crescere anche l'anno scorso. Adesso tutta la parte vecchia, è un po' secca. Avrei dovuto probabilmente tagliarla di più, però c'è tutta la parte nuova che è diventata davvero molto rigogliosa. Adesso magari mi metto anche a spostare un po' i rami, così li faccio andare dall'altra parte. Quindi ce ne sono su tantissime, ancora acerbe. Vediamo, mi pare che l'anno scorso era soprattutto fine luglio e agosto che ce n'erano tante. E ho visto che anche il cespuglio là in fondo, quello praticamente vicino ai mirtilli, dietro ai mirtilli e al melo, anche quello stanno maturando, quindi mi sembra che anche lì prenda abbastanza sole, quindi va bene lasciarlo. Oggi è il 7 di luglio
e sto raccogliendo i primi pomodori, ne ho raccolti un paio, giusto per vedere come sono di sapore, e poi vedo se lasciare su ancora questi o se sono già pronti, poi li raccolgo. E sono i primissimi, questi appunto sono quelli dei pomodori che avevo messo appena presi, tipo inizio aprile, direttamente sotto la serra col celofan. E in effetti sono le piante che sono cresciute meglio, quindi anche l'anno prossimo devo assolutamente ottimizzare questa cosa delle piccole serre per i pomodori. Oggi è il 7 di luglio, sto raccogliendo altri fichi e c'è sempre il problema che quelli che sono su molto in alto sull'albero si fa fatica a capire se sono pronti da mangiare o sono ancora acerbi. Quindi sto cercando di capire quelli più in basso, li tocco, vedo se sono abbastanza morbidi. Altri li tocco un po' con questo bastone, che è quello per raccogliere la frutta in alto. E con un po' di intuito, di settimo senso, cerco di capire se vale la pena tirarli giù o meno. Ovviamente nel 50% dei casi non riesco ancora a capire che sono maturi, quindi li tiro giù che sono troppo acerbi. Però, ci provo, perché comunque tanti ho visto che sono già cascati da soli, il che mi spiace, e alcuni se li stanno mangiando le vespe, quindi meglio tirarli giù se riesco. Uno dei problemi dei topinambur a luglio è che con questo caldo, anche se ha piovuto parecchio nelle scorse settimane, e avendone così tanti assieme in una sola aiuola, comunque seccano molto molto velocemente. Quindi conviene comunque bagnarli ogni tanto. Di solito li bagno la sera, però stasera sono impegnati. Non so se riesco a fare in tempo, quindi sto bagnando adesso, prima di pranzo. E mi auguro che non ci sia troppo sole oggi pomeriggio, così non evapora subito tutta l'acqua. Oggi è il 10 luglio e dalla quantità di more che ci sono su questo cespuglio di rovo selvatico, direi che qua dietro è stato un buon posto per lasciarlo crescere, perché stanno maturando bene a quanto sembra. Devo solamente reindirizzare un po' questi rami in modo che non vadano sul mirtillo. Oggi è l'11 luglio 2020 e c'è la prima grandine della stagione, quindi un po' in ritardo rispetto agli anni scorsi. Però vabbè, le reti antigrandine sono su, in realtà ci sono le zucche che sono fuori, mi auguro non vengano troppo distrutte, però lo scopriremo appena finisce. Oggi è il 12 di luglio e sto raccogliendo un bel po' di fichi che sono maturi finalmente, quindi direi che tutto il lavoro che avevo fatto a inizio anno, tipo marzo-aprile, per fare la potatura, mi sembra che sia andato bene perché stanno crescendo molto. Quindi bene, altra pianta di frutta che ha davvero bisogno di poche cure e produce un sacco e quindi ci aiuta a mangiare per questi mesi. Anche che stanno crescendo le prime castagne in questo piccolo castagno che avevo lasciato crescere qua in un angolo in cui sicuramente non è, diciamo, l'ideale per farlo crescere perché verrà molto grande, anche se forse va bene perché farebbe poi ombra alla finestra d'estate. Vabbè, vediamo cosa ne esce. Comunque, insomma, stanno crescendo le prime. Sono curioso di vedere se riesce a farle fino in fondo e quanto sono grandi. In questa metà di luglio 2020 stiamo facendo un bel po' di lavori in casa, di ristrutturazione e altre cose di questo tipo. Ad esempio, spostare mobili, ridipingere, sistemare i muri con lo stucco. E in realtà abbiamo ancora iniziato poco, però sto pianificando il tutto e quindi comunque occupa un bel po' di tempo e tra una cosa e l'altra non riesco a essere nell'orto tutti i giorni. Adesso stavo dando un'occhiata per vedere le urgenze da fare, in realtà, cioè al momento è più un'urgenza estetica, nel senso che ci sono un sacco di erbe spontanee o commestibili o non commestibili che andrebbero tagliate, quindi per mangiarle, per conservarle o semplicemente per toglierle. E però in realtà dove ci sono le verdure tradizionali non c'è tantissimo da fare se non raccogliere. Ad esempio ci sono ancora parecchi fagiolini che bisognerebbe tirare su da congelare. Ci sarebbe tipo da indirizzare le zucche, da sistemare un po', diciamo, legare i pomodori perché alcuni sono anche piegati e
con la tempesta, ma in generale mi sembra che appunto riesca ad andare avanti abbastanza da solo. Luglio è un mese in cui non c'è così tanto da fare, per quanto nell'orto ci sia sempre da fare, nel senso qualcosa la trovi, perché puoi sempre ottimizzare, sistemare qualcosa, anche solamente dovrei seminare ancora qualche insalata probabilmente, perché diciamo che per la mia esigenza ho abbastanza da mangiare, tenendo conto appunto delle erbe spontanee. Per la mia compagna vedo che le insalate, molte sono state mangiate completamente dalle lumache, quindi ce ne sono meno, ce ne sono comunque tante. Tanto se si vede quella lina in fondo, quella che è cresciuta verso l'alto, secondo me è perfetta in questa zona, perché le lumache comunque fanno più fatica a salire. E quindi si è salvata molto più delle altre. Penso sia l'insalata romana, se non ricordo male. Comunque mi sembra perfetta. E quindi insomma ci sono delle zone in cui è rimasto praticamente vuoto. Volevo seminare altra insalata in modo che poi la mia compagna ha ancora da mangiare la verdura quando anche queste insalate saranno ormai andate. Invece per appunto, il mio mangiare quotidiano con le erbe sono a posto e con il mio mangiare futuro di, diciamo così, conserve per l'inverno, già con i fagiolini, le fave, i piselli che ho raccolto nelle settimane scorse, credo che, tenendo conto che ci saranno anche poi i topinambur e le erbe che congelerò, dovrebbero forse anche già bastarmi per quei 2 mesi invernali, gennaio e febbraio. Quindi in realtà non so se mi conviene usare lo spazio per seminare cose che servono a me, quindi ad esempio i legumi da conservare. Invece mi sembra più utile seminare qualcosa che serve a lei. Sono anche curioso di vedere se ci saranno le zucche quest'anno, perché anche quelle comunque quando ci sono ci aiutano parecchio a mangiare in autunno, quindi tra ottobre e dicembre, a volte anche gennaio, a seconda di quante ne fanno. Però per il momento non ne ho viste tante, ce n'è qualcuna piccolina, ma non so se è stata impollinata, quindi non so neanche se crescerà. Oggi è il 15 di luglio, sono le 8 del mattino più o meno, e ci sono circa 18 gradi, quindi è un luglio abbastanza freddo rispetto agli anni scorsi. Ho fatto diciamo, le prime due, la prima settimana più o meno, i primi 10 giorni, in cui faceva molto caldo, però comunque ha piovuto anche almeno una volta a settimana. E adesso invece questa settimana quasi tutti i giorni di brutto tempo, le temperature si sono abbassate e ogni tanto piovigino. Quindi ovviamente problema per i pomodori perché non stanno crescendo bene, però perlomeno il resto delle verdure non hanno. Sto vedendo che c'è un uccello dentro la rete, chissà cosa si stava mangiando. C'è una specie di merlo. Vabbè, comunque, la questione è che c'è meno bisogno di bagnare. Forse sta mangiando davvero i mirtilli. Sì, lo vedo sotto la pianta dei mirtilli. Adesso vado a vedere. Ah, insomma, quindi non c'è troppo bisogno di bagnare. Almeno quello. Adesso giù una scappata veloce solo per raccogliere i fichi, perché poi ho da fare in casa, devo per forza mettermi dentro. Oggi è il 17 di luglio e in questo ultimo periodo la cosa che occupa più tempo nell'orto è la raccolta della frutta, soprattutto fichi. Le prugne da mio zio, anche se non abbiamo noi direttamente l'albero, però sono andato ad aiutare a raccoglierlo. E poi le more, ne stanno facendo davvero tante, stiamo facendo parecchie marmellate. Quindi impiego di tempo soprattutto per raccolta e trasformazione della frutta in modo che possa essere conservata per tutto l'inverno fino all'anno prossimo. Quello che dovrei fare nell'orto appena un po' di tempo è legare i pomodori, visto che sono cresciuti parecchio. Qua il cavoletto di Bruxelles secondo me ormai ha poche speranze, perché stanno crescendo sopra quella specie di frutta,
diciamo, quello che è effettivamente il cavoletto di Bruxelles, però è pieno di bruchi della cavolaia. Oggi è il 18 di luglio, sono più o meno le 10 del mattino, cioè ho dovuto scendere prima, però avevo sonno, non riuscivo davvero ad alzarmi. Comunque, insomma, sono sceso per recuperare altri fichi, perché ce ne sono su ancora tantissimi sulle piante. Quindi quest'anno sicuramente grande raccolto, infatti non stiamo neanche riuscendo a mangiarli tutti, nel senso che vabbè, un po' li ho regalati e un po' sto facendo delle marmellate, così durano poi anche per l'inverno. Però insomma davvero grande produzione, molto soddisfatto di questi alberi del bosco, che dopo anni rimasti senza attenzioni stanno regalando grandi soddisfazioni. Oggi è il 20 di luglio, ho fatto un altro raccolto di fagiolini. Ho perso il conto, non mi ricordo quanti ne ho già fatti, però sicuramente ne ho in freezer almeno un paio di chili, forse, un chilo, due, boh. Insomma, comunque tanti. E già così dovrei essere a posto per tutto l'inverno. Quindi sicuramente è stato un esperimento, quello dei fagiolini, molto positivo. E se effettivamente si conservano bene in freezer e se anche l'anno prossimo facendo un altro test vedo che ne producono così tanti senza troppi problemi, sicuramente sarà una di quelle verdure classiche che inserirò in questo orto situazionista. Comunque vorrei confermare che questa pianta, di cui ancora non sono riuscito a trovare il nome, pare che sta diventando davvero altissima e comunque l'ho già mangiata 2 o 3 volte. E non sono morto, quindi direi che è al 90% commestibile ed è ottima da avere in giardino perché appunto guarda che produzione incredibile che fa tutto da solo, senza cure particolari. Avevo iniziato a mangiarla perché quando ho fatto la prima ricerca sembrava che fosse un'altra pianta che era abbastanza simile, probabilmente della stessa famiglia. E quella confermavano che era commestibile. Questa in realtà appunto è diversa, non è esattamente la stessa, però sembra che anche lei sia commestibile. O comunque non ha avuto problemi particolari, poi magari qualcuno morirà quando la mangia, però insomma per adesso, avendo fatto un po' di prove, adesso la taglierò un pochino meglio, così gli do un certo ordine e non so neanche aspettare che faccia i fiori per poterla riconoscere del tutto. Oggi 20 luglio e direi che le patate sono quasi tutte seccate. Quindi, vabbè, stamattina sto facendo tutto il lavoro per legare meglio i pomodori, visto che sono cresciuti parecchio. Però nei prossimi giorni vengo giù anche e taglio le patate così finalmente scavo sotto e vedo cosa c'è. E dopo queste parti, visto che di patate in teoria non dovrebbero crescerne altre, posso usarli per seminare altre cose che mi possono essere utili per l'inverno. Anche di pomodori stiamo cominciando a raccoglierne un po', ma sono ancora pochi ovviamente. Le piante non è che siano cresciute molto. L'altro giorno quando sono passato da mio zio aveva delle piante di pomodoro che ha messo dopo di me ed erano davvero enormi. Sempre per la questione che qua non prenda abbastanza sole. Quindi davvero l'anno prossimo dovrei spostare tutta la parte di zucchine e pomodori da qualche altra parte del giardino. Oggi è il 24 luglio, devo dire che in queste ultime settimane non è che sto lavorando tantissimo nell'orto, un po' perché fa davvero molto caldo e solamente se riesco ad alzarmi la mattina presto, se riesco a fare qualcosa. Questa notte ha invece piovuto tantissimo, davvero un temporale molto forte, infatti vedo qualche ramo storto, spezzato. Poi più tardi vado a dare un'occhiata per vedere se si è rotto qualcosa, soprattutto i pomodori, credo che qualcuno si sia piegato. Comunque meno male che ha piovuto perché era davvero tutto molto secco. Però insomma, tra una cosa e l'altra, vivo anche da finire un po' di progetti in casa, comunque diciamo che non c'erano delle urgenze particolari nell'orto, quindi l'ho lasciato un po' andare avanti per conto suo. Ci sono i primi pomodori, comunque se riescono a raccoglierne abbastanza per mangiarli, anche se devo dire che non ce ne sono tantissimi.
Io non so, insomma, le piante sono rimaste piccole per colpa di tutta l'acqua e il freddo che avevano preso inizio stagione, quindi non so quanti ne faranno. Penso che quest'anno sarà il raccolto peggiore di pomodori. Dovrei scavare le patate, infatti volevo farlo oggi, però visto che ha piovuto così tanto c'è tutto il fango, penso che rimando a quando si seccherà di nuovo tutto un po'. Oggi è il 25 luglio e stamattina ho scavato un po' qua sotto per vedere un po' le patate. Questo appunto è il raccolto di patate di questo pezzetto praticamente. E boh, a me appunto sinceramente non sembrano molte rispetto a tutto il terreno. Ho notato che sicuramente il raised bed da due mattoni, forse anche fin troppo alto per le patate, non li ho trovati così tanto in fondo. Quindi boh, potrebbe anche essere che siano sufficienti quelli alti, solamente una fila di mattoni. Adesso le peso, saranno 3 o 4 kg. E appunto sono curioso poi, e adesso penso di non toglierle tutte subito. Pian piano che ci servono le tolgo, e però tengo il peso segnato, così poi mi rendo conto in questi 4 raised bed dove li ho coltivati. Quante ne riusciamo a tirare su, a scavare. E quelle piccoline però le lascio dentro, oppure le tengo, non so, devo ancora decidere. Magari le tengo da parte, così poi l'anno prossimo le sotterrò da qualche altra parte, non in questi. L'altro, in questa fine luglio, stanno rispuntando di nuovo tutti i lamponi e stanno crescendo anche molto bene. E probabilmente prendono più sole, hanno preso un po' di acqua e ne stanno venendo su parecchi. Altra cosa di cui vorrei ricordarmi in questa fine luglio è che i cetrioli qua prendono troppo caldo e stanno quasi morendo tutti, quindi dovrei metterli più all'ombra. A quanto pare, oltre ad aver bisogno di molta acqua, hanno bisogno non co di così tanto sole, perché sono seccati davvero tanto, anche se ha piovuto. E altra cosa è che in questo periodo non sto raccogliendo tante erbe spontanee, perché è un altro punto fondamentale dell'avere un orto sinergico situazionista è il non contare solo sulle proprie piante, sulla propria produzione, ma cominciare a organizzare degli scambi, della collaborazione con altre persone che hanno un orto. E quindi in questo periodo, ad esempio, se hai tante cose, ad esempio noi abbiamo tanti fichi, li ho, diciamo, regalati a un amico e lui in cambio mi ha dato un bel po' di zucchine giganti, delle piante di suo padre, che le ha fatte davvero enormi. E quindi praticamente di verdura abbiamo mangiato quello e un po' di pomodori. Non ho avuto bisogno di raccogliere troppe erbe spontanee. Anche se capita che non riesci a produrre tutto, però se riesci a produrre tante cose di un tipo e poi riesci a scambiare queste cose con altre persone che hanno un orto e anche loro probabilmente avranno un certo tipo di verdura che gli cresce molto e altre che gli cresce meno, puoi fare degli scambi e quindi comunque mangiare molte cose diverse. Comunque devo dire che a fine luglio uno dei limiti principali di lavorare nell'orto è che c'è davvero una piccolissimo momento della giornata in cui si riesce a star giù senza morire di caldo. Anche adesso sono più o meno le 11, ma fa troppo troppo caldo. Non è che ci arrivi tanto sole qua, però anche dove non arriva il sole le temperature sono molto alte, si suda, si fa fatica. E poi è davvero pienissimo di zanzare, quindi ti fa un po' perdere il piacere di stare nell'orto e un po' rende tutto molto molto più faticoso. Quindi sicuramente, visto che non ci sono urgenze, è più facile che non sto a scendere per rimanere un po' in casa al fresco. Però insomma, adesso sicuramente qualcosa c'è da fare, anche se non sono urgenti. Tipo adesso sto vedendo che c'è la menta che sta per fiorire, quindi bisognerebbe tagliarla tutta e metterla a seccare. Oggi è il 29 di luglio, sono quasi le 9, qui appunto non arriva ancora il sole adesso, sono riuscito a scendere un po' presto stamattina, così riuscivo a lavorare in questa zona dell'orto e ho finalmente legato un po' i pomodori, così stanno su più stabili. Penso che mi mancano solamente quelli in quella zona lì,
E poi dovrei essere più o meno a posto. Poi mi metterò a scavare un po' di patate, così poi faccio spazio per il cavolo cappuccio, che mi ha portato altre piantine mio zio, anche se alcune le avevo già seminate. Però insomma devo fare un po' di spazio per metterlo. E poi raccoglierò un po' di erbe spontanee per mangiare nei prossimi giorni. Un'altra cosa che ho visto è in questa fine luglio, anche se sono poche, però stanno crescendo un po' di prugne dall'albero. Devo tenerle sott'occhio perché ho visto che alcune sono già marcite, purtroppo non ne ha fatte tante, anzi, ne ha fatte pochissime quest'anno. Penso sia anche un po' malato, quindi bisogna vedere se conviene lasciarle solo maturare oppure se conviene toglierle un po' prima e mangiarle prima che marciscano. Sempre fine luglio, altra cosa importante è togliere un po' di mele sugli alberi, perché ce ne sono dei rami davvero pienissimi, stanno piegando tutti, così poi questi li conservo per fare le marmellate, visto che ovviamente sono ancora un po' acerbe, non sono buonissime da mangiare, però quelle marmellate sono perfette, visto che aiutano a compattare e gelificare. Tra l'altro di questa pianta gigante sono usciti finalmente i fiori e quindi confermo che è la prima pianta che avevo identificato ed è commestibile, quindi confermato anche dalle ricerche online, anche se appunto l'avevo già mangiata, e ovviamente se vedi quanto è grande, capisci quanto abbia valore una pianta del genere commestibile. Queste sono le patate che ho scavato stamattina da questo raised bed. Anche qua non è diciamo, un risultato che mi soddisfa del tutto, perché ce ne sono sicuramente, dopo le peso, pensando a quelle dell'altra volta credo che siano un paio di chili, una cosa del genere, 2 o 3 chili, però appunto l'anno scorso da questo stesso aiuola con i topinambur avevo raccolto tipo 3 volte questa quantità di patate, quindi insomma facendo un po' il confronto sono molto poche. Adesso ho visto che appunto una delle differenze principali è che i topinambur vanno a finire davvero tanto tanto in fondo e quindi occupano, cioè riescono a occupare meglio tutto lo spazio. Invece queste patate erano abbastanza in superficie, cioè scavando sotto non è che ne ho trovate tante. Comunque niente, adesso che ho recuperato lo spazio qua ci metterò i cavoli cappucci. Allora ho liberato anche un 2/3 di quest'altra aiuola con le patate. Ne ho trovate tante marce ammuffite e credo fossero proprio quelle sotto la canna dell'acqua. Quindi probabilmente l'anno prossimo dovrei fare dove ci sono le patate, non mettere sopra direttamente l'acqua, ma bagnare io quando serve, perché rischia di farle marcire. Ne ho comunque tirate su un altro po'. Quindi tra un attimo le peso. Mi manca quella parte di là, l'ultimo 1/3 dell'aiuola, però ci sono su tutti i nasturzi, dovrei spostarli meglio. Adesso è arrivato il sole qua, quindi fa un caldo assurdo. Quindi niente, adesso metto giù i cavoli e così cominciano a crescere qua e vediamo poi se vanno meglio questi che sono più al sole o gli altri che li ho messi un pochino più all'ombra. Alla fine queste pesate sono circa 7-8 kg, quindi più il chilo e mezzo che avevo già raccolto sono circa 9 e mezzo, 9 e mezzo, 10. In un raised bed quadrato e un pezzettino. Dovrei quindi riuscire a raccogliere almeno altri 20 kg nel raised bed che rimane. Quindi non credo di riuscire a farcela. Però mi sembra comunque un raccolto migliore rispetto all'anno scorso. Oggi è il 30 di luglio, sto continuando a scavare le patate in questo raised bed e sto notando una cosa interessante, ovvero che le patate gialle, anche se fanno più fatica a crescere, più facile, avevo visto anche l'anno scorso che si ammalano, marciscono, però se riescono a crescere sembra che diventino molto più grandi di quelle rosse. Quindi l'anno prossimo dovrò fare dei test anche di questo tipo.
cioè mettere una stessa quantità di patate gialle e rosse nello stesso punto, anzi in punti diversi, che è meglio. Evitare di mettere la canna sopra dell'acqua così non è più difficile che marciscono e vedere un po' come va. Intanto ho pesato anche queste, sono circa 6 kg, quindi con gli 8-9 che avevo raccolto negli scorsi giorni siamo arrivati a 15 kg, quindi a metà di quello che è il mio obiettivo. Mi rimane un ultimo raised bed da scavare, però visto che stanno ancora spuntando dei nuovi germogli di patate, quindi per il momento li lascio crescere, vediamo se vengono su ancora le piante, che magari si ingrossano ancora un po' le patate sotto, e tra qualche mese, quando seccano tutte di nuovo, le scavo e poi farò il conto totale. Intanto questi, per conservarli, adesso recupero dei secchi, come avevo fatto per i topinambur, metto dentro un po' di terra e lascio dentro le patate, poi le metto in cantino. Così sottoterra dovrebbero durare qualche mese senza problemi. Comunque devo dire che alla fine il basilico si è ripreso bene, a parte questo vaso che è rimasto un po' tutto, boh, sembra un po' malato, ma forse l'ho anche bagnato poco, devo dire. E invece gli altri appunto sono cresciuti tantissimo, e tra l'altro quelli che sono cresciuti meglio sono quelli che avevo seminato io, questi. Invece questo era quello del vasetto che mi aveva portato qua mia mamma. Però insomma, tanto per dimostrare come anche da seme vengono delle piante davvero fantastiche se trovi il posto giusto per tenerle. Come ultimo lavoro di luglio, abbastanza importante, sto cercando di costruire questa struttura fatta con i pali in PVC, meglio i tubi in PVC e degli accordi sempre in PVC, quindi molto leggera e praticamente super economica, costano circa 90 centesimi al palo e anche i raccordi più o meno 1 2 2 euro l'uno, in modo che poi posso mettere su la rete antigrandine anche su tutta questa zona del prato dove sta crescendo la zucca, in modo che appunto ci sono grandinate nelle prossime settimane, è protetto anche perché qua sta crescendo una delle poche zucche che ho visto al momento. Quindi è assolutamente necessario proteggerla. Fa già un caldo assurdo, quindi appunto molto faticoso stare qua nell'orto. Adesso cerco di fare il minimo indispensabile, poi ritorno in casa per proteggermi dal sole. E altra cosa che sto facendo è tagliare questa parte dei rovi vecchia, che tanto non riesce a produrre bene, per lasciare spazio agli altri rami, che invece sono quelli nuovi e sono super produttivi. Anche quest'anno davvero super soddisfatto del ravo selvatico e della sua produzione di more. Abbiamo già fatto parecchi chili di marmellata. La cosa che sono riuscito a fare a luglio è stato ripulire la zona delle patate e qua dentro ho seminato dei fagioli, così sono curioso di vedere se crescono. È utile perché così ho praticamente recuperato diverso spazio che prima ero occupato. Le patate al momento sembrano le uniche che riesco a togliere adesso per mettere altro, però da tenere conto anche per i prossimi anni. E stanno comunque maturando con questo caldo, stanno maturando finalmente un bel po' di pomodori. Infatti mi sa che adesso ne raccolgo un po'. Per il resto qua nella zona di prato edibile non sono ancora riuscito a ripulire le vere erbacce, perché appunto tra il poco tempo e il caldo si riesce davvero a stare qua in giardino solamente tipo dalle 6 alle 10 massimo massimo, poi è troppo caldo, non si riesce a lavorare. Ovviamente non sempre riesco ad alzarmi alle 6 e quindi molto faticoso fare i lavori. Però vabbè, insomma, non è che è urgente, ci sono giù le erbacce, è semplicemente una cosa estetica, mi interessa relativamente. Al massimo può essere un problema visto che ci sono in giro dei piccoli serpenti, bisce, però vabbè, se si mangiano i topi, diciamo che anche loro sono utili, quindi va bene. Altra cosa, i topinambur continuano a crescere, ma ovviamente essendo così tanti hanno bisogno di molta acqua e non sta piovendo molto in queste settimane, comunque con il caldo che fa
si asciuga tutto molto velocemente, quindi ho bagnato anche un po' stamattina in topinambur. L'uva spina qua, non ho ancora capito se è stato il luogo adatto dove metterla, però vabbè, comunque sta crescendo. Tra l'altro sono cresciuti dei pomodori al suo fianco, quindi le solite soddisfazioni dell'orto sinergico situazionista che ama il caos e ama le piante che spuntano da sole, e ovviamente le lascio crescere, le sto legando, vediamo se fanno anche dei pomodori. Sono cresciute molto tardi, però qualcosina ho visto che la stanno facendo, quindi tra l'altro sono anche, mi sembrano belle, belle resistenti. Altra cosa che volevo registrare è tutta questa parte dove anche qua c'erano le patate, le ho messo dentro i cavoli, visto che se le stanno già mangiando qualche o lumache o qualche altro insetto, dovrei mettere su delle reti. Adesso vedo se riesco. E qua lo spazio però mi sembra che si sia, diciamo, sfruttato abbastanza bene. Anche la pianta di cavoletti di Bruxelles alla fine sta ricrescendo, non ho visto molti altri bruchi, comunque do un'occhiata anche tra un po'. Non ho ancora capito quando si possono raccogliere, se così si possono già togliere o meno, perché alcuni li ho lasciati crescere di più, però in realtà sono aperti, quindi penso che, vabbè, si possono mangiare le foglie ovviamente, ma sarebbe bello riuscire proprio a cogliere solamente i cavoletti di Bruxelles. Quindi magari do un'occhiata online per vedere qualche consiglio su quando è meglio raccoglierli. E anche qua altri cavolfiori, cavoli che mi ha dato mio zio, quindi li ho messi giù. In realtà alcuni li avevo anche seminati io, anche se come al solito semino un po' troppe cose assieme, quindi adesso c'è qua un po' un caos di cavoli. Questi qua dovrebbero essere i cavoli cappuccio. Anche qua dovrei fare un po' di pulizia, però appunto nei prossimi giorni, quindi inizio agosto, penserò a fare un po' di sistemazione delle singole aiuole. Appunto, considerazione di questo luglio 2020, direi abbastanza bene. Spiaciuto perché i pomodori, insomma, non sono cresciuti tantissimo, però comunque stanno maturando, quindi poi li raccoglieremo ad agosto. Le piante appunto mi sembrano un po' piccoline, visto che hanno sofferto inizio primavera, e ogni anno mi sembra sempre peggio. Comunque l'anno prossimo li metterò nella zona là in fondo dove viene il sole già la mattina, quindi potrebbe andare molto meglio come gestione dei pomodori. E le zucchine con questo caldo praticamente sono fermate, non stanno facendo più frutti, però anche lì avrei dovuto metterle comunque nella zona dove c'era molto più sole, quindi l'anno prossimo mi espando sicuramente in quella parte là. E per il resto niente, diciamo una delle attività che dovrebbero occupare più tempo quello di togliere le erbacce, ma essendo appunto un orto situazionista va bene anche così, sono sempre parte di tutta questa foresta commestibile che sto cercando di gestire in modo che sia sempre più indipendente, quindi abbia bisogno sempre meno di me che bagno. Ho davvero bagnato pochissimo questo luglio, penso sia il luglio in cui ho bagnato meno in assoluto. Quindi va bene, cioè finché le piante crescono, non muoiono e producono qualcosa e io devo fare poca, poca cura, direi che è un risultato esattamente che speravo. Comunque, giusto per registrare qualche dato di questa fine luglio, ci sono circa 31 gradi all'ombra, quindi immagino che al sole ce ne siano almeno 35 o più. E già che ci sono, appunto, qua si vede dall'alto come è venuta la struttura in PVC per la detantigrandine, che serve appunto per coprire le zucche da eventuali grandinate.